La situazione è imbarazzante. Io ho scelto l'unico punto su cui batte il sole, la mia faccia. Oh mio Dio. Sono finiti gli esami! E io sto a fare la colla. Tutto ciò solo per voi, perché ho chiuso la finestra, non ho ventilatore né niente, ma se no si sentiva tutto il rumore di sottofondo, quindi... Allora, avrei da dirvi veramente tantissime cose, perché nell'arco di un mese e mezzo che non ho fatto video, tipo... forse anche di più, sono successe tantissime cose. Il fulcro di questo video, come si vedrà dal titolo e come penso si sia già capito, è che ho finito gli esami, ho dato la maturità, finalmente libera di qua, libera di là, manco per un cavolo, perché adesso tocca studiare per l'università, ma questa è un'altra storia. Allora, in quest'ultimo mese più o meno, no, non è vero, da quando sono iniziati gli esami ho iniziato a fare dei mini video al giorno, mini al cavolo, perché durano tipo un minuto l'uno, quindi penso che taglierò un po' di cose. Allora, partendo dal presupposto che io ho concluso una maturità in un liceo artistico con indirizzo architettonico, direi che personalmente la maturità l'ho sentita tantissimo, soprattutto negli ultimi due mesi, quindi parliamo di maggio e giugno. Ho paura di essere troppo dispersiva, quindi andrò in realtà categorizzando. Vi dico un po' come si struttura, o almeno come si è strutturato fino ad oggi, l'esame di maturità. Consiste in tre prove, la prima è classica in tutti i licei, quindi italiano. Oggi abbiamo fatto il tema scritto, prima prova, fatto analisi testuale, Umberto Eco, no? La seconda, quella di indirizzo, per noi del liceo artistico con indirizzo architettura, era progettare appunto un'architettura. Seconda prova, andata! Andata manco per il cavolo, perché è il primo giorno, però intanto piano piano i giorni passano. Maschere di mezzanotte per ovviare alla maturità. Secondo giorno, seconda prova. Fanno soltanto 36 gradi. Molto bene. Secondo giorno, seconda prova andati. Seconda prova finita ufficialmente. Ho fatto un bellissimo progetto, sono molto fiera di me e questo capita molto poco, spesso, quindi sono contenta. E già, bellissimo progetto, carino, sì, decoroso, ecco. E... poi la terza, sono 4/5 materie, dipende dalla commissione, con 2/3 domande ciascuna, quindi alla fine vengono più o meno 10 domande su 5 materie diverse. Ovviamente queste 5 materie su tutto il programma, quindi... No, l'esame peggiore a livello di stress fisico è la seconda prova. Il tema neanche tanto, era quello più leggero, tra virgolette, però era quello con cui rompevi il ghiaccio. Siamo a 3/4 della cosa, quindi non vedo l'ora di fine degli esami. Terza prova fatta. Oh mio Dio, oh mio Dio. Mio Dio. È stato comico perché stamattina praticamente stavano già tutti là alle 7:30 per prendere i posti. Io ovviamente mi sono svegliata tardi, ho fatto le corse e sono arrivata per ultima e stavo in bocca alla commissione. Ho provato a scrivermi qualcosa ieri sera sul dizionario di italiano, ma con scarsi risultati. Cioè, alla fine sì, qualcosa, giusto le parole chiave per ricordarmi determinati movimenti, no? Ma in generale proprio neanche quello, perché il dizionario italiano non si poteva portare, quindi mi sono portata un mattone grosso così e non si poteva neanche utilizzare. Cioè, si prevede un weekend di puro relax, perché io non ho intenzione di aprire il libro fino a lunedì, tanto gli orari ce l'ho lunedì prossimo, quindi voglio dire, precio una settimana, precio, mi distribuisco il lavoro per bene, ma questo weekend non voglio sentire nessuno. Questa settimana probabilmente non farò video perché è inutile, passerò le mie giornate a studiare. Oggi è domenica e già mi prendo un pochino più di relax, ma dopo inizio a ripetere la tesina. Siamo al 5 a luglio e quasi tutti hanno finito i loro esami e io non... no, no.
Oddio, penso che questa sia la settimana peggiore. E fa un caldo bestia schifoso. Dopo vado a studiare all'università, che come potete vedere è a due passi da me ed è pure molto molto comoda, è quella. E niente. Sono andata a vedere gli orali stamattina e non so se era una cosa da fare o meno, ma giusto per darmi un'idea di come si impostava la commissione, no? Mi sto rendendo conto che io in questo momento sto studiando sì per passare l'esame, perché almeno quello, ma per trasmettere qualcosa a quello che mi sta davanti. Manca esattamente un giorno, due giorni, domenica e lunedì, e questi sono i giorni che non passano mai. Cioè, non passano mai. Questo pomeriggio, non so quante ore ho studiato, pensavo mi passasse velocemente, invece non è passato. C'è Chiara che mi sta supportando e supportando tutti i giorni, e anche Nicoletta, e quindi mi hanno mangiato enorme. Mio Dio! Libera, libera, libera. Non lo scriverò da nessuna parte, in nessun social. No, non è vero, probabilmente lo scriverò da qualche parte. Però questo è stato il mio super outfit con le ballerine. E sto morendo di caldo. Adesso me lo tolgo e mi metto qualcosa. Quello di italiano gli è piaciuto il mio video, perché io ho portato un video alla fine. E poi mi ha detto: e tu sicuramente avrai letto Il Piccolo Principe. Io da là ho detto: mazza, come ho fatto così? Avrà visto il tatuaggio, ho visto il tatuaggio. E gli è piaciuto un sacco. E da là poi si è collegato con Dal Piccolo Principe a Lopardi, poi con Pascoli, una figata d'esame. Cioè, almeno sono abbastanza contenta. Per questo mi ha aiutato tantissimo per studiare questa cosa, grazie sole. Adesso ho portato qui con me i miei fedeli aiutanti, i miei schemi, che volevo farvi vedere, che mi hanno aiutato tantissimo a affrontare la terza prova. Dunque, io dall'inizio dell'anno avevo in mente di fare questa cosa, ovvero di farmi tutti quanti gli schemi di tutte quante le materie dall'inizio dell'anno. Quindi da settembre ho iniziato a farmi cose di schemi a caso. Allora, partendo tipo, che ne so, da matematica. Sì, però così non posso fare il video io. Matematica, poi ci sta storia dell'arte, poi ci sta filosofia, fisica, italiano, inglese, storia e un po' di roba a caso. Comunque queste cartelline secondo me sono un sacco utili, proprio perché riesci appunto a gestire tutto in poche pagine, tra virgolette. E mano a mano che appunto andavo avanti mi facevo gli schemi, me li rifacevo, me li riguardavo. Un libro praticamente lo potrei vendere. E qua c'è veramente tutto, cioè tutto il programma di quest'anno. Infatti questo qui lo passerò a un mio amico che sei in quarto, sempre nella mia scuola, perché c'è tutto, cioè tutto fatto in pratica. Tutto il programma di matematica, tutto il programma di fisica, tutto il programma di storia dell'arte, filosofia, e sto filosofia con tutte le immagini varie, insomma caruccio. Le persone che riescono a fare tanto con gli schemi, fatevi appunto dall'inizio dell'anno, che ne so, qua ve pio come esempio filosofia, Kant. Mi sono fatta prima lo schema su quei fogli là che vi ho fatto vedere, e poi alla fine dell'anno, avendo più o meno un quadro generale a 360 gradi, mi sono fatta lo schema dello schema, quindi Kant, il romanticismo dopo Kant, Hegel, la struttura di una cosa, Marx, Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Freud, e basta. Non contenta, matta, malata. Una settimana prima dell'esame mi sono comprata questo quaderno qui giallo con le pagine bianche, in cui mi sono fatta lo schema dello schema dello schema. Malata, malata. Però a me serve tantissimo scrivere, perché memorizzo tanto. Per dirti, qua in due pagine, tre pagine, questa è una, questa è l'altra e questa è l'altra, mi sono fatta tutto italiano, tutto il programma dell'intero anno di italiano.
In una pagina mi sono fatto tutta filosofia, che poi mi sottolineo gli schemi. In due pagine mi sono fatto tutto il programma di matematica. E così via. Quanto riguarda i consigli per la tesina, raga, finitevi la tesina ad aprile. Se finite la tesina ad aprile avete svoltato la vostra vita, perché poi non ci pensate più, perché poi dovete studiare soltanto a tutte le altre cose. Io l'ho finita inizio maggio. Allora, questa è l'ultima. Non potete capire quante ne ho fatte. Cioè, vabbè, questa era la prima. Che poi non era la prima, questa, perché questa c'era 17 di pagine, le mie erano 20 all'inizio. Questa era la prima di tesina. Poi io non l'ho consegnata, c'è chi la consegna e chi non la consegna. Io personalmente non l'ho consegnata. E, insomma, da 20 pagine a 2, perché poi alla fine devi fare 10 minuti di parlata e basta, perché sennò rompono come la morte, ti interrompono. E poi questa cosa non la capirò mai. Difficile, non difficile, sicuramente io ero cosciente già dall'inizio che sì, è un esame, perché comunque è un esame con tutti quelli che devi affrontare nella tua vita. Però io non volevo fare quel classico video in cui si dice non vi preoccupate per la maturità perché è una cazzata, perché sì, è così, effettivamente posso confermare. Ma la maturità non sta nel vostro voto, che sia un 61, che sia un 98, sti cavoli. Cioè, la maturità sta nel fatto di riuscirsi a confrontare con le persone che hai davanti e riuscire a sostenere un dialogo con delle persone che non ti conoscono e a trasmettere qualcosa a quelle persone. Vi racconto il mio orale di storia, è stato: dai Veronica, adesso parlami del capitalismo. Il capitalismo è sicuramente un... non la possiamo definire corrente, quindi è un... Bene, allora argomento a piacere. La prima guerra mondiale, nella prima guerra mondiale i protagonisti sono triplice alleanza e triplice intesa. La guerra mondiale inizia con l'uccisione di Francesco Ferdinando. E poi, prof, io non so più che succede. La parte peggiore di tutti, di tutto l'esame di maturità, la mezz'ora prima del tuo orale. Perché là praticamente è come tipo il minuto prima della tua morte, che ti rivedi tutte quante le cose, no? Ti ricordi più niente, inizi a piangere, inizi a ridere, qualcuno che sviene, così. Però quello te lo ricordi per sempre. Io fino a un giorno fa praticamente mi svegliavo con l'ansia di dover ripetere la tesina. Però passa. Tantissimo sulla vostra persona. Sull'esame sì, studiate, ma come tutti gli anni, come il primo, il secondo, il terzo e il quarto. Non è vero che devi studiare di più l'ultimo anno, anzi devi studiare costantemente. Come si fa? Dovrei ora raccontarvi la mia maturità, ma so che probabilmente non interesserebbe, quindi magari in un altro video se vi fa piacere. Calcolate che io la notte prima del mio esame orale non ho fatto nulla, mi sono ripetuta la tesina una volta e poi mi sono fatta una maschera. E una maschera per la faccia e poi sono andata a dormire tranquillamente. Il giorno dopo mi è salita tutta l'ansia. Praticamente la mia interrogazione italiana è stata fighissima, perché abbiamo approcciato con il significato del mio tatuaggio, questo qui, quello che non si vede ovviamente ora, però è Piccolo Principe. E quindi da lì, lì si è aperto proprio il mondo. Ho detto vabbè, qui anche se non so niente, però sono felice di aver conosciuto questa persona meravigliosa. Niente, io basta, vi lascio. Prossima settimana parto, quindi video ancora per un po' non ne vedrete. Però mi porto la macchinetta e farò un botto di video, perché parto per Malta. E quindi sicuramente ci vedremo verso agosto più frequentemente. È una specie di elogio della solitudine. Si sa, non tutti se la possono permettere. Non se la possono permettere i vecchi, non se la possono permettere i malati. Non se la può permettere il politico. Un politico solitario è un politico fottuto di solito. Però, sostanzialmente, quando si può rimanere soli con se stessi, io credo che si riesca ad avere più facilmente contatto con il circostante. Il circostante non è fatto soltanto di nostri simili, direi che è fatto di tutto l'universo. Dalla foglia che spunta di notte in un campo fino alle stelle. E ci si riesce ad accordare meglio con questo circostante. Si riesce a pensare meglio ai propri problemi, credo addirittura che si riescono a trovare anche delle migliori soluzioni. E
siccome siamo simili ai nostri simili, credo che si possano trovare soluzioni anche per gli altri. Con questo non voglio fare nessun panegirico né dell'anacoretismo o del romitaggio, non è che si debba fare gli eremiti o gli anacoreti, è che ho constatato attraverso la mia esperienza di vita, ed è stata una vita, non è che dimostro di averla metà attraverso la carta d'identità, credo di averla vissuta. Mi sono reso conto che un uomo solo non mi ha mai fatto paura, invece l'uomo organizzato mi ha sempre fatto molta paura.